Buon pomeriggio, care amiche. Attendavamo le notizie riguardanti Loftus Cheek e io vi darò notizie circa Loftus Cheek. Ma intanto vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video. Speriamo che mi regaliate i 150.000 followers per Natale come regalo. Spero che questi video siano forieri di notizie, mi interessa questo, opinioni, motivi di discussioni e di emozioni. E allora andiamo subito, dopo altresì avervi ricordato di scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10, a Loftus Cheek. Ma prima Davide Bartesaghi ha firmato il contratto proprio oggi che lo lega al Milan fino al 2026, lui che aveva esordito il 23 ottobre contro il Verona. È un ragazzo giovane, un ragazzo promettente, fascia di sinistra. Oggi è una delle alternative di Leao, anche di Theo Hernandez. Scusate, quando penso alla fascia di sinistra, penso sempre a questo gemellaggio Leao-Theo Hernandez. Ecco perché in effetti qualche studioso di tattica mi ha già detto che, per esempio, nelle ultime partite Theo Hernandez è rimasto lì sulla fascia, proprio per dare incisività alla fascia che ormai è diventata una delle caratteristiche, una delle qualità, una delle doti di questo Milan di Stefano Pioli. Ecco spiegato il lapsus freudiano. Theo Hernandez, Leao. Dunque, stavo dicendo Bartesaghi, che è la prima alternativa a Theo Hernandez, o una delle alternative, insieme allo splendido, come me lo gusto, come me lo godo, Alessandro Florenzi. Che grande giocatore! Ero contento quando il Milan l'aveva acquistato, perché a me i giocatori di personalità e con questa caratura tecnica alta, con questa caratura internazionale a livello, ripeto, di personalità, sono i giocatori che mi piacciono. Ecco perché sono un analista e quando vedo un giocatore, vedo un altro giocatore di personalità, sapete chi è? Musa, secondo me, altro giocatore che si è inserito bene. Merito di Pioli, l'ho già detto nel video di stamattina, ma merito anche dei dirigenti che hanno scelto sicuramente dei grandi uomini, delle grandi figure, oltre che aver preso anche dei grandi giocatori. Ma veniamo a quello che più in questo momento interessa. Poi parleremo del campo e chi potrà giocare contro il Borussia Dortmund. Ma prima ancora vi faccio ancora un po' soffrire, perché poi devo lasciarvi con la bocca dolce delle notizie su chi giocherà probabilmente a Dortmund, anche se ve l'avevo anticipato e non ci sono grandi novità. Parliamo un attimo di mercato. Un 2003 viene seguito dal Milan, lo dice come sempre l'agenzia, i colleghi del sito spagnolo di Matteo Moretto, che sostengono che il Milan sia una delle squadre che stanno seguendo Martin Wittig, giocatore dello Spartak Praga, un difensore centrale 2003, del quale si parla un gran bene. Io faccio una piccola riflessione senza conoscerlo. In questo momento, come figura nei cinque, il Milan ha scelto Pellegrino. Prima ovviamente credo di andare a prendere altri giocatori della stessa fascia di età e della stessa esperienza, anche se questo Martin Wittig si dice che possa andare in nazionale. Vediamo come va questo Pellegrino. Come sempre Stefano Pioli, in maniera molto intelligente, aspetta di metterlo eventualmente in campo quando potrà dare delle garanzie. Doveva esserci anche il ritorno e lì gli affatti. Quando sentiamo la parola affaticamento dobbiamo sempre un po' allarmarci. Era un affaticamento all'inizio, poi dopo c'era una lesione ovviamente, per Kalulu. Kalulu doveva essere il giocatore possibile, con un possibile recupero per il match contro il Borussia Dortmund, invece nulla da fare.
non lo vediamo ancora, diciamo, a disposizione. Aspettiamo se riuscirà ad arrivare prima della sosta, se no aspetteremo. E nella settimana fra le più decisive della stagione, almeno della prima parte della stagione, la settimana che vedrà il Milan impegnato con Juventus e con Napoli e in mezzo Paris Saint-Germain. Sembra la triplice gabbia quando ci sono i concorsi di equitazione. È già capitato nel passato di avere questi impegni ravvicinati di alto livello, però adesso è un bel Milan con tante alternative che possiamo mettere in campo. E veniamo finalmente al discorso che riguarda Loftus-Cheek. Ha una lieve distrazione nella regione pubo-adduttoria, praticamente come abbiamo detto ieri, sono i muscoli qui dell'addome leggermente più sotto del pubo, una leggera distrazione, lieve distrazione per usare il termine usato dal Milan, che verrà monitorato. Non ci saranno altri esami, altro dato che dice il Milan, quindi non si tratta di rivalutarlo fra 10 giorni con altri esami. Quindi deduciamo, ma lo deduciamo noi, visto che non ci sarà fra 10 giorni altri esami, che non si tratta di una vera e propria lesione, una lieve distrazione, un problemino in termini non scientifici, e quindi il concetto è: gioca domani, dopodomani col Borussia Dortmund? No. Gioca contro il Genoa sabato? No. E quindi lo aspettiamo, come aspettiamo Kalulu per la settimana topica che vedrà il Milan contro Juventus e Napoli. Poi attenzione, vado un pochino oltre, poi torniamo alla partita contro il Borussia Dortmund. Poi attenzione, perché fino a metà gennaio il Milan delle squadre in alto della classifica avrà solamente l'Atalanta e la Fiorentina, perché si è tolto dal suo calendario impegni importanti come la Roma, la Lazio, l'Inter, parlo dopo la partita con Juventus e Napoli. Quindi da novembre, il novembre, dicembre e metà gennaio, il Milan avrà squadre, diciamo, non fra le favorite, fra le candidate teoriche dello scudetto. Quindi ovviamente prima però c'è il doppio ostacolo Juventus e Napoli. Ma poi finalmente ebbe che tocca magari agli altri avere gli impegni difficili dopo 2 mesi abbastanza sereni e tranquilli. Adesso tocca magari ad altri avere degli impegni con le squadre di vertice del campionato, e noi, esaurito Juventus-Napoli, speriamo di uscirne bene. Abbiamo solo Atalanta e Fiorentina fino a metà gennaio. Poi bisogna vincere sia contro Juventus-Napoli che contro le squadre di meno blasonati o meno alte in classifica, perché poi gli impegni sono tutti difficili. Però mi insegnate che partire bene con un calendario agevole è un bel viatico, è un bel punto di partenza. Ma veniamo al Borussia Dortmund, alla partita. Il Milan che domani mattina, come sempre, accoglierà i giornalisti per un quarto d'ora per le riprese, come è obbligatorio secondo i dettami dell'UEFA, di ripresa dei qu primi 15 minuti di allenamento. Poi il Milan partirà per Dortmund. Domani sera chi parlerà sarà Ciao, è ovviamente un giocatore tedesco nato lì vicino a Düsseldorf, parlerà insieme a Pioli. Peccato, io sono proprio in viaggio durante la conferenza stampa e questo ovviamente mi dispiace. Per quello che riguarda poi i giocatori che entreranno in campo all'in Signal Iduna Stadion di Dortmund, ormai c'è solo un piccolo dubbio: capire chi tra Musa e Reinders giocherà davanti alla difesa. E il terzo centrocampista sarà Pobega, turno di riposo per Adli, che rivedremo certamente contro il Genoa, ormai entrato pienamente meritatamente, logicamente, ovviamente, nelle rotazioni. E in campo dunque il centrocampo sarà Pobega, Musa, Reinders. Vediamo chi e dove.
chi giocherà lì davanti alla difesa, come ho detto, davanti Pulisic, Giroud e Leao. E così Leao lo ammireranno anche i tifosi tedeschi. Dietro confermato Calabria, con a sinistra Theo Hernandez, centrali Tomori e appunto Chao che rientra dopo il turno di riposo. Turno di riposo logico perché era il giocatore con più minuti. In porta, come sempre, Mike Maignan, Magic Mike. Questa è la formazione che dovrebbe affrontare il Borussia Dortmund, una squadra, ho letto questa mattina qualche commento, con qualche problema difensivo, ma con un attacco importante, con questo Füllkrug, con Haller, con lo stesso Reus che segna, che si inserisce bene e sa segnare i gol. Questa sera, poi vi manderò le immagini perché sono invitato anch'io, c'è un evento a San Siro, casa mia a San Siro Ippodromo, perché c'è stata la partnership tra il Milan e SNAI Sport Fan, quindi una nuova iniziativa, una nuova collaborazione con un partner storico del Milan, la SNAI. Ci sarà dunque questa presentazione con protagonisti Giorgia Tavella di Milan TV e di Germano Lanzoni, ovviamente Gegio. Lo speaker di San Siro. Quindi questa sera dovrebbero esserci anche 3-4 giocatori, un bel evento che poi vi documenterò questa sera dalle 18:30. Vi manderò i video e vi manderò la testimonianza. Sono invitato e come se foste invitati tutti voi, cari amici followers che mi seguite. Mi muovo io, mi muovete con me, mi muovete anche voi. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, che vi auguro un buon pomeriggio.